Noi come governo abbiamo cercato di risolvere con il decreto e vogliamo risolvere questo problema del sovraffollamento, non con le misure e quella ricetta che è stata adottata in passato del cosiddetto svuota carceri, scarcerazioni facili, che non ha prodotto nessun tipo di risultato se non rivedere i detenuti che poi sono ritornati in carcere e magari anche con qualche reato più grave rispetto a quale sono usciti, ma invece con un sistema diverso, ossia quello di creare formazione, lavoro, comunità, ampliando il discorso della comunità, che è importante perché serve per rieducare i carcerati e metterli nelle condizioni di poter anche lavorare. Quindi va in una direzione proprio di rieducazione della persona, che mette al centro il tema della dignità. Quindi questa è una ricetta completamente nuova e diversa. Non tralasciando il discorso dei suicidi, che riguardano sia la parte dei poliziotti sia chiaramente dei detenuti, oggi l'ultimo tra l'altro. C'è grande attenzione da questo punto di vista, quindi non si sottovaluta nulla, però come abbiamo detto, oltre al fatto che c'è anche nel decreto prevista la nomina di un commissario ad hoc per fare in modo che l'edilizia carceraria possa cominciare veramente a partire, perché bisogna costruire nuove carceri, bisogna costruire nuovi spazi, bisogna adattarli anche alle esigenze attuali, quindi c'è un grosso lavoro da fare con il commissario, perché le risorse ci sono. Il problema, come sempre, è quello di spendere i soldi e trovare le soluzioni giuste di dove realizzare queste carceri. Quindi di conseguenza anche su questo siamo molto attenti, non sottovalutiamo il tema dei suicidi come diceva lei, però come dicevo l'importante è entrare in un'ottica diversa, ossia che il detenuto comincia a pensare davvero che possa essere rieducato, che possa avere poi un futuro, no? quando uscirà dal carcere. Questo aiuta sicuramente ad affrontare anche certe situazioni che riguarda sia i detenuti e anche chi i detenuti li deve controllare. Oggi Matteo Salvini ha incontrato l'ormai ex governatore Toti, se li ha sentiti, che idea si è fatto, che idea si farebbe di Rixi, suo collega, come candidato, e di questa presunta proposta, lo scudo? Governatori. Ma lo scudo chiaramente Salvini ha tirato in ballo questa idea, che poi è una cosa che noi abbiamo portato avanti anche attraverso il referendum sulla giustizia che abbiamo fatto due o tre anni fa, perché proprio si voleva andare incontro a questa esigenza di chi spesso negli enti locali, piuttosto che ricopre anche degli importanti incarichi, insomma, si possa anche un po' andare a modificare quella legge Severino che ti consente anche di fronte ad una, cioè che ti obbliga anche di fronte ad una sentenza di primo grado a dover rassegnare le dimissioni. Quindi insomma c'è un po' tutto un mondo lì che va sistemato, perché giustamente la giustizia deve fare il suo corso, chi ha sbagliato deve pagare, però ci devono essere anche delle forme di tutela per chi ovviamente ha anche grandi responsabilità. In tanti casi abbiamo visto che si ritrova poi dopo 10 anni assolto con formula piena perché non sussistono le prove, quindi di conseguenza capisce che bisogna fare le cose con equilibrio, che è quello che noi vogliamo fare.